preghiamo le tre ragazze rimaste in lizza di salire sul palco, che sono ovviamente, loro lo sanno, Elisabetta Mancini, Giorgia Scarabottini e Giuditta Argilla. Spero di aver ben nominato i loro cognomi, prego. Tanti auguri Emiliano. A ridanti auguri Emiliano, paga la cena a tutti però, eh. Allora, le tre ragazze ancora in lizza, ripeto. Giuditta Argilla, Elisabetta Mancini e Giorgia Scarabottini, per cortesia. Argilli, va bene, scusate, lo so. Sembra facile. Una è arrivata. Per cortesia le altre due. Elisabetta. No, non 7-3-20. Io non devo considerare lui. Elisabetta. La vendi. 7-3. 7-3, 73. Argilli, ho pronunciato io male il cognome. Argilla, scusate, ma sei Argilli, scusa. Allora, benissimo, allora, queste ragazze, signore, sono le tre contendenti di Miss Vaporetto 2014. Adesso proclameremo subito la terza classificata, che viene premiata dall'avvocato Domenico Benedetti Valentini, che preghiamo di salire sul palco, grazie. È andato via, benissimo, lo salutiamo. E quindi Adriano Cittadoni. Forti! Allora, il presidente della Confcommercio Andrea Tattini, preghiamo di salire sul palco. Poi va bene, tutte e tre le premiazioni le effettuerà il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli, grazie. No, la borsa piena, perché dopo pagherai tutti i giudici che ti hanno votato. Allora, vogliamo salutarlo, eccolo qua, il sindaco di Spoleto, nuovo sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli. No. Allora, terza classificata. Luna? No. Ma comunque bellissima, tutte, come tutte le altre, è la numero 15, Elisabetta Mancini, Miss Cuscinetto 2014, riceve un buon acquisto per due aperitivi a presso il bar Santi e Peccatori, un abbonamento Solarium Sole e Luna, un coupon della profumeria Pantera Nera, un buon acquisto Arca, un'acconciatura effetto shock di Patrizia Foca, una confezione di olio Coricelli e chi più ne vuole più ne metta. Brava. Una serie di grandi buoni, di grandi premi, e quindi terza classificata Elisabetta Mancini, Miss Cuscinetto 2014. Tutte queste cose devi prendere, Elisabetta. Allora, ovviamente, essendo rimaste in due, adesso incoroniamo Miss Vaporetto 2014. Miss Vaporetto 2014 è la concorrente numero
20 Giorgia Scarabottini. E ancora il sindaco Fabrizio Cardarelli offre alla vincitrice un buono per aperitivi per due persone presso il Bastardi e Peccatori, un'acconciatura presso la parrucchieria di Patrizia Foca, un abbonamento Solarium Sole e Luna, un coupon Profumeria Pantera Nera, un buon acquisto Arpa. E quindi seconda classificata è Miss Care Natura 2014, è Giuditta Argilli, numero 73 per la sua di concorrenza. E riceve anche lei un buono per due aperitivi presso il bar Santi e Peccatori, un abbonamento Solarium Sole e Luna, un coupon Profumeria Pantera Nera, un buon acquisto Arca, una acconciatura presso la parrucchieria Patrizia Foca. Signori, un grande applauso a tutte e tre le concorrenti, vincitrici e non. E mentre salutiamo con un grande... Ah sì, ricordo anche che Giorgia Scarabottini sarà la presentatrice della rivista Goliardica 2015. Vi ricordo anche che Sara Napoleoni, che è stata appunto Miss Vaporetto 2013, ha anche lei presentato la rivista del 2014 e sinceramente devo dire che ha avuto grande successo, è stata anche molto brava. Allora, adesso, mentre tutti si congratulano con le Miss, vorrei... Ah, i concorrenti dell'equipaggio della Miss vogliono fotografarsi giustamente con la vincitrice e si mettono insieme al sindaco. Ringrazio il vicepresidente dell'Avis, scusa non mi ricordo. Comunque il vicepresidente dell'Avis che si è prestata gentilmente per fare la valletta a questa premiazione, Cristina Santoni, chiedo scusa per le mie dimenticanze, grazie a Cristina Santoni. Cedo la parola per una parola di saluto al neo sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli. Solo una nota di colore. Ho provato tante volte a correre e per vincere la corsa Vaporetti non ci sono mai riuscito, quindi è più facile diventare sindaco che vincere la corsa Vaporetti. Ciao a tutti, grazie. Grazie a Fabrizio Cardarelli, non so se... Cioè, io ancora devo mangiare pasta asciutta per esempio, ma non fa niente, io non conto niente, credo che ci sia ancora il dolce. Se avete fatto, grazie a tutti, grazie per aver partecipato e soprattutto in bocca al lupo ai concorrenti per la prossima edizione, per il 2015 sarete ancora più agguerriti, ci sarà ancora più divertimento. Grazie a tutti, buonanotte.